Buonasera Anna. Buonasera, come va? Ah, siamo già qui allora. Come? Sì, siamo qui sul presto, dico, tutto bene? Sì, no, anch'io sto vedendo un po' per la luce perché mi sono spostata in un'altra stanza dove ci sono le luci, quelle chiare, come si chiamano? Le luci a LED? A LED, bravo. E allora Bellissimo. penso che siano un po' cupe. Ah. Aspetta che accendo l'altra, va. Allora, sto facendo gli ultimi settaggi qua. Facciamo un esercizio. Qui è tutto bene, tutto funzionante, miracolosamente funziona tutto. Allora. Un po' più luminoso. Ma si vede bene Anna. Adesso c'è più luce. Guarda quanta luce, ma guarda che bel No, ho messo vestito. la logena. Ma che vestito stupendo. Grazie. Adesso qui fa estate, però stasera fa di nuovo freddo. Da te? Beh, non tocchiamo questo argomento. Allora, ieri era a Genova, l'altro ieri a Nizza. E poi ad Imperia e lì c'erano 31 gradi e si fa benissimo. Ieri. Poi piano piano che mi Ma avvicino qui a casa mia e qui guarda, c'è chiaramente il caldo clima è anche qui diverso. stasera. No, Ma oggi faceva caldo anche qua, dai. oggi ha fatto meno caldo che ieri. Ieri sì, oggi un po' meno. Allora, Stasera, verso stasera, anche se la gente sta in terrazza. intanto verifico se l'audio è perfetto. Su, andiamo a vederlo. Allora, ti Ho messo vedo in bella un forma, eh? Quindi stasera ti possiamo mettere in mezzo perché vedo che sei proprio bella fresca. Tutto bene? sì, io Allora, vediamo un po'. voglio mettere un annuncio sulla mia pagina che Ah. si possono collegare o che possono guardare quale devo mettere. Vuoi mettere il link alla tua pagina? Alla tua pagina cosa? Di un sito internet o di Facebook? No, quello di Facebook, perché c'ho tante persone che comunque girano sempre. Allora, mandamelo adesso con la chat del Messenger e lo attacchiamo qui e lo facciamo vedere, lo facciamo conoscere, lo pubblicizziamo. Aspetta. No, il tuo, quello di Mucca. Ah, tu vuoi questo link? È quello che ho mandato a te. Farmi. E allora io te l'ho Adesso mandato col Messenger. lo Fai un copia metto, va? e incolla. Vado Allora. sulla pagina e lo metto perché così Sì, almeno intanto mentre sanno. facciamo le prove io cerco Sì. di verificare Alle l'audio. prove anche vengono poi registrate ho Sì, visto. questo viene registrato comunque. In questo momento siamo online. Siamo online. Così le amiche, gli amici che. Allora, voglio andare a vedere su YouTube e su Facebook. Allora, vediamo un po'. Invitiamo tutti. Ma sì, allora, ecco qua, Molti vediamo. non lo sanno. Ah, ecco qui dice dal vivo, Molta vediamo un po'. scorsa sono. Vediamo un po' qui l'audio com'è. Sì, è perfetto. È perfetto l'audio. Bene, bene, bene. Allora, insomma, qui è arrivato tantissimo materiale per questa sera, perché noi avevamo pubblicizzato un Ho po'. visto che messo, io non ho mandato niente perché voglio lasciare lo spazio anche agli altri. Massimo, dai, ma qui fino all'alba, dal tramonto C'è all'alba. tempo. Forse il nome, ecco, sarebbe stato più azzeccato, dal tramonto all'alba. Bravo. Allora. Allora, ecco. Mentre aspettiamo, perché comunque è presto, ancora sono le 21:30. Il mio lavoro, Cosa? sto facendo il mio lavoro a mettere il Ah, link e sì, a intanto se vuoi indicare. fai ciò che vuoi, sentiti libera. Allora, abbiamo diversi amici che dovrebbero collegarsi, intanto. Poi vedremo con Angelo, Fabio Degan, Natalia, che per questa sera per la prima volta anche Natalia Danioni entra. Collega. Eh sì,
anche. Ah, così la conosciamo. Ecco fatto. E poi qui abbiamo, guarda, c'è un mi manca soltanto la copertina per tutto il materiale che hanno inviato, poesie romantiche ed erotiche per questa sera. Vediamo un po'. Io non lo so, insomma, c'è da leggere. E poi dei bei CD anche sono arrivati qui in redazione, Ma eh? Eh sì, CD musicali, perché insomma, qui ci sono quelli anche. li puoi mandare? No, però siccome c'è il bollino SIAE e qui c'è una bambina da queste parti. Ah no, si è nascosta. Shh, mi dice. Io non vi vedo per il momento perché sono sulla pagina. Qua. Un attimino, problema tecnico, un secondo soltanto. Intanto se tu vuoi leggere una poesia in diretta, fai tranquilla. Mi Un scrivi. secondo solo che devo verificare l'audio di Facebook Ah, no, di. tranquillo perché sto scrivendo l'invito per in diretta. Successo. Io un secondo soltanto arrivo, perché qui ho tutti i fili da È collegare. partito? Io non vedo più niente. Come mai? Devo ricollegarmi. Boh. Ci sei, Anna, mi senti? Sì, adesso sì, perché quando vado su altre pagine non so perché si stacca la comunicazione. Allora, come dicevo prima, innanzitutto facciamo i saluti, visto che siamo io e te a condurre questa sera. Eh? Ale. Ok, proviamo. Allora, cari Conduttrice amici, ecco improvvisata. qui, della mucca pazza, la vache folle. Ecco, Bella. benvenuti a tutti su Cultura Web TV. Come il sabato sera, come tutti i sabato sera, siamo qui in compagnia di Anna Giordano, Jean Bruschini e altri amici E che di tra Gian poco, Bruschini. e tra poco anche altre persone che si collegheranno in diretta con noi. E poi ci sono i guardoni, quelli che stanno là dietro, che guardano, guardano e si nascondono. Non osano entrare, E non intanto osano entrare. pubblicizziamo questi due CD che sono arrivati qui in redazione della Bravo. etichetta Music Force. Il sapore della Ah. luna, eccolo qui, Aleco, Alessandro, Ho di visto un Ale. pochettino oggi, Hai visto oggi per metà l'intervista? lo devo finire di vedere. Ecco qui.
di È Alessandro. intitolato, non ho È capito bene il titolo. Il sapore della luna Il di sapore della luna. Aleco, Alessandro Orsini, eccolo qua. E che poi, tra l'altro, qui dietro possiamo vedere. Fermo perché sennò si sfoca. Ecco, un po' meglio adesso, un po' più lungo. Alessandro Corsetti Orsini. Ecco, Orsini, sì. Il tra l'altro. E poi abbiamo qui sapore della Il luna. sapore della luna. Poi abbiamo Giulia Luzzo con Cambio canale, stessa etichetta discografica. Quindi Music Force, vi invito a dare una sbirciatina al sito musicforce.it. Ricordo che questi CD musicali, vedete, c'è il bollino dietro, eccetera, il bollino si ha, li troverete in tutti gli store fisici. Ecco qui, Cambio canale con Giulia Luz e Alessandro Corsetti Orsini con Il sapore della luna. E tra l'altro potrete degli assaggini di questi brani li trovate anche su YouTube e sul sito stesso della Music Force. Che dici? Assaggini. Assaggini, certo, ci sono dei brani che si possono ascoltare. E allora, che dire? Oggi Aspetta un il po', perché tema, prima abbiamo di visto vedere. che abbiamo un tema particolare che è quello che poi sta più a cuore a tutti i poeti, Anna, che è quello del romanticismo. E anche l'eros. Perché no? L'eros in modo puro, poetico, chiaramente. Sì, esatto. Mi domandavi poco fa qualcosa, sto pensando che ho detto lascio parlare gli altri stasera, lascio il posto agli altri visto E che perché? hai ricevuto sicuramente tante cose, perciò non ho mandato niente. E vabbè, ma se hai delle cose romantiche, tu sei una romanticona. Romantiche quelle quante ne vuoi, anzi già registrate senza musica magari, così. Qui ci possiamo dare sfogo a tutta la fantasia che vogliamo, dalle barzellette alla satira, alla politica, alle ingiurie. Solo che devo avere queste con musica. Va bene, Sarei sì. meglio, ripeto, non me le sono E ricordo, preparate. come sempre, quando cade il collegamento con Zoom, ve lo rimando il collegamento in modo che possiamo Sì, io ricollegarci. ho messo quello lì, spero che non sia cambiato, è sempre lo stesso per il Sì, momento. per il momento è quello. Allora, intanto annuncio che avremo, e il tempo poi ce lo creeremo per poterle leggere, abbiamo le poesie e aforismi inviati da Maurizio Alberto Molinari. Ah, Molinari, Poi abbiamo lo Maria. conosco e abbiamo avuto, Ah, sì? abbiamo fatto un reading poetico a Benevento E dove si trova con Maurizio? Carmen Luigi, è al nord, ma non ti saprei dire adesso, mi sembra verso Milano, Verona, Se sei in ascolto, non Maurizio Alberto ricordo. Molinari, se ti fa piacere leggerle tu stesso, chiama e le puoi leggere in diretta, altrimenti le leggeremo noi. Con le poesie disponibile, La luce da leccare, e poi ci sono degli aforismi. Poi abbiamo Maria Vittoria Massimo che ci scrive da Quebec, da Montréal, esattamente, città che ho molto a cuore. Bonsoir, madame. Bonsoir, Maria Vittoria, anzi, bonjour, Maria. chez toi, c'est jour, come Emily. no? E dice: ciao Jean, ti mando la mia poesia anche se non ascolto questa sera in streaming. Un saluto, speranza. E poi la vedremo, la leggeremo. Poi abbiamo Grazie, Anita Napolitano da Roma che ci scrive: cercami. nostra Anita, dai. Ed anche con la traduzione in spagnolo, buscame. Poi elogio alla disobbedienza, passione di mezz'estate. Poi cosa abbiamo? Andiamo a vedere qui. Febbre segreta. Poi abbiamo un annuncio che ci è arrivato dalla settima edizione dell'Umbria Festival. Poi lo leggeremo. E poi. Che c'è qui?
C'è tutto un programma molto denso, molto vasto. Allora, Allora, se... ti faccio passare una piccola poesia in napoletano, E certo. una poesia romantica. Taggio Iniziamo con la lingua napoletana. cercato. Alzo il volume perché già ce l'ho qui. Bene. Oh no, qui c'è la musica, pardon, non posso. Perché non puoi? Ah, perché c'è la musica. La musica, sì. Ma altrimenti ci bloccano, eh? Non è tanto che è Lo una so, no, scelta no, l'ho mia. Però fermato subito, guarda, aspetta, ma normalmente se mi allora blocco io do un subito e la consiglio. leggo. Aspetta, Anna, scusa un attimino soltanto. Allora io Vai do un avanti. consiglio a tutti gli amici, poeti, artisti, eccetera, che vogliono fare la sincronizzazione, perché questa tecnica, cioè di inserire un audio musicale sulla poesia e creare una videopoesia, un audio di poesia con uno sfondo musicale, si chiama sincronizzazione. Il diritto di sincronizzazione in Italia è un reato penale nel quale, qualora si utilizzasse il brano musicale di qualcuno senza averne il diritto per utilizzarlo. E diciamo che per ovviare a questo problema esiste una biblioteca vastissima in rete di Poi cambia audio. 70 anni il pezzo, no? Il Dipende dai pezzo di paesi, musica. dipende dai paesi, In dipende dai Italia sono paesi. 70 anni. 70 anni dalla morte dell'ultimo degli autori e compositori, capito? Degli autori o Di tutti, dei... dipende, ci sono i diritti connessi, per cui se un brano come O Sole Mio, che è stato contestato ultimamente, è stato realizzato, composto da più persone, buonasera! Buonasera, Oh! buonasera, E piacere di guardala! conoscerla, Anna. E Ciao, finalmente! Cruschini. Eccola qua, Ernesto. bellissima! Sì, Allora, buonasera. Ma non vedi il nome? Il Natalia nome Danioni. Ti è Natalia. Natalia. Buonasera aspetta, Natalia, ti come devo va? mettere il nome prima che faccio qualcosa qua. Aspetti. Brava. Allora, aspetta, Benvenuta al ascolta Natalia, se club. hai l'audio del computer sotto acceso, Sì. Ce abbassalo, l'ho, altrimenti ti sentiamo due volte. aspetta. Ok, Che bella spento. sorpresa, Natalia. Vedi, Tra... Hai prima o poi mi hai fatto tornare, mi hai fatto venire prima o fatto poi. bene, hai fatto benissimo, ci fa un piacere immenso. Allora, Natalia scrive, come anche Anna Giordano e tutti gli altri amici che ci seguono, perché insomma siamo una nicchia di scrittori, autori, musicisti, poeti, cantanti, insomma c'è di tutto qua, un minestrone. Natalia sta scrivendo un bel libro, tra l'altro, di Ah, fiabe per bene. bambini, e io ho avuto il piacere di averlo in anteprima, infatti lo sto leggendo, e ho potuto ammirare anche i disegni che un artista ha realizzato appositamente per quest'opera, e quindi a breve sarà Bene. disponibile. E innanzitutto presentati, perché insomma gli amici qui è la prima volta che ti vedono. Dai, Natalia. Vero, mi devo presentare. Ho vissuto in Russia per 28 anni perché ho seguito mio papà, mia famiglia, mio papà lavorava in Russia per 28 anni, poi sono tornata nel 2003 in Italia perché avevo frequentato, avevo studiato, ho fatto diversi studi. All'inizio a 23 anni mi sono laureata in legge a Mosca. Poi, dando 50 esami, 4 tesi di laurea, tutto un lavoro Wow! fatto. E dai! Le origini sono Sono italiane oppure? italiana, sono italiana. Mia mamma è russa, Ecco mio papà è perché il nome americano. Natalia. Sì, esatto, è siberiana mia mamma. Siberiano! E, Mamma mia, che sì. bello! Mentre mio papà è della provincia di Pavia. E infatti, E tu sei vicino Pavia, sì. no? Adesso. Sì, esatto. E dopodiché, Oh, allora... aspettate che No! c'è un uomo con la barba che è appena È il mio entrato. preferito! Il tuo preferito? Ma come, non Esatto, ero io il il mio preferito? Ma bellissimo! guardate un po'. Sebastian! Ciao a tutti. Buonasera, Vedi, maestro. finalmente sono venuta! Allora. Brava, bravissima. Angelo. E allora Che dopo, state allora... facendo? E stavo Bello. raccontando un po' la mia storia. Ah,
bene, allora continua. Continuo. Poi... Allora, dopodiché, allora, legge, a dire il vero, mio papà aveva deciso che dovevo fare legge, eh? Aia, aia, Ai, ai, aia, aia. ai, ai. E allora mi sono laureata a 23 anni, legge, tutto, poi ho lavorato con mio papà per 5 anni a Mosca, perché io ho vissuto per 28 anni a Mosca, seguendo mio papà che lavorava a Mosca in varie ditte, un po' fatto come Gaia, Che ha girato tanto. molto. Esatto. E poi, dopodiché, ho scoperto che sfortunatamente in Russia non potevo lavorare come avvocato perché avevo il passaporto italiano, sono italiana. In Italia il mio diploma non è riconosciuto, tutte le Senza patria, senza patria, quando si sta all'estero si rientra in Esatto. Italia e si viene definiti col Senza. nome di dove si è lavorato, dove si è cresciuti o lavorato. Così Cioè la da poi lì russa. siamo italiani e quindi siamo sempre persone. Suonavo Suonavo il pianoforte perché ho una laurea di Mortara, era diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Poi ho rinunciato a tutta la carriera per seguire la famiglia e tutto il resto. E allora c'era già nelle vene la musica, vuoi non vuoi. Poi dalla parte della mamma tutti cantavano. E grazie a Franco Corelli, una registrazione che ha ricevuto Franco Corelli da mio papà, ha sentito questa voce da mezzo soprano contralto e mi ha Ah, detto: lei è nata soltanto per cantare. allora mia mamma mi ha fatto quel bel ricatto, come esiste, che esiste, mi dice: senti un po', domani devi andare al conservatorio, c'è i posti per fare un'audizione di canto. Io ho detto: ma come non ho preparato niente, cos'è che vado a fare? Lì ho detto: sei fuori. No, ma se mi vuoi bene, per favore, tenta così. Alla fine, vuoi non vuoi, per l'amore della mamma, fai cosa l'audizione non si fa per le e mamme? Cosa non si fa per le la vinco. Esatto, mamme? porca miseria, porca miseria. E alla fine la vinco stranamente come contratto. Ma perché Alla non ci fine l'unica canti? Ma italiana, perché non ci perché canti qualcosa, Natalia? Scusa? E lì. Ah no, io non canto più da 7 anni. beh, Chiuso il appunto, rapporto con il canto. stasera, un minuto puoi No, cantare, no, non so. davvero, non canto più niente. Ormai io non canto più, sono andata via. Adesso vi spiego perché il motivo. Allora, dopodiché, cosa succede? Che entro al conservatorio. Dicono: hai un bellissimo diamante, come si dice, però grezzo, è grezzo, bisogna ripulirlo questo diamante. E allora non sapevano dove, da che parte andare i maestri, era la tecnica diversa, non sapevano proprio come insegnarmi il canto. A un certo punto è durato 3 anni al conservatorio, poi ho preso un maestro privato, ho fatto l'esame di uscita dal conservatorio. Grande scandalo che non dico. E poi ho continuato nel 2003, sono tornata in Italia per il canto, sperando di entrare alla Scala di Milano, avere questi obiettivi giganteschi, perché vincevo sempre le varie audizioni, cioè venivo stranamente seconda. Ma siccome tu non sei né raccomandata né hai dietro alle spalle qualcuno, così, questo mondo sfortunatamente è fatto così, quello della lirica. È difficile entrare in certi posti. E Non sono d'accordo. allora, esatto, e io conoscevo a memoria 12 opere a memoria, Azucena, la parte di Azucena, di Carmen, diverse parti che sono ormai col trauma che ho avuto verso mio papà, col trauma che ho avuto, è andato un po' di tutto in questi 9 anni. E allora alla fine, cosa succede? Che vado a Milano, vinco l'audizione a Milano per essere un insegnante della Scala di Milano, primo anno plagio, ti apro tutte le porte dei teatri. È una grandissima voce, i qualità, ti farò diventare una nuova Callas. Se
Secondo anno inizio i ricatti, tutto andare, al punto che ho fatto andare quasi da psicologo. Ci sono questi insegnanti che Un sfortunatamente, non percorso, so, guarda, rivalità. Natalia, senza entrare Esatto. troppo nei particolari, insomma, tutta la vita, però E poi insomma. allora entro, grazie a Dio incontro un altro maestro, Avercelli, faccio con lui 9 anni, però il problema è che lui non era proprio interessato a buttarmi dentro al mondo del teatro. E io, non accettando certi compromessi che mi aveva proposto, alla fine ho detto no. E Non 7 anni fa ho detto non accetto certi compromessi che non c'entrano niente col canto, perché credo nei valori che esistono, che mi hanno insegnato e mi hanno educato, e alla fine con molto dispiacere E vabbè, ho detto no. E guarda, allora noi poi ho messo intanto, a scrivere. però intanto scrivi e stai scrivendo delle Sì. cose molto carine, perché insomma adesso, come abbiamo Grazie. annunciato prima, stai scrivendo queste novelle, queste fiabe per bambini, che puoi pure annunciarlo, eh? Com'è il titolo? Dai. Ecco. Il mistero della rosa del Tibet. Io voglio ringraziare tantissimo Piero Ceriani, che tra l'altro lo saluto tantissimo adesso, che sicuramente ci starà guardando, ci starà vedendo, e spero che veramente si rimetta a posto di salute, stia bene e torni la Highlander, che io voglio, per fare altri progetti insieme a lavorare. Allora, un attimino soltanto, Anna ci stava per leggere una poesia poco fa. Puoi Sì, te voglio tanto ascoltare le poesie stasera. anche leggere tu. Ne ho E trovata una. dove l'hai trovata? Sul mio. Qui, sui fogli che ho sul computer. Perché Ah, vabbè, sentiamo. ne ho tante, allora devo sempre cercare. Siamo. Allora, se io fossi cielo, direi al sole di brillare. Non solo per illuminare né per riscaldare, ma per dar luce a te, farti raggiare del suo splendore, e direi alle stelle di guardare altrove per non arrossire a tanto amore. Se fossi tempo, non esisterei, cancellerei quegli anni che ho già vissuto, tornerei indietro non una volta, bensì 100, 1000 volte, solo per rincontrarti. Poiché del resto non mi importa niente, vivrei del tempo attimo nell'attimo, senza che alcun secondo possa passare e non amarti. Se fossi luna, pregherei il cielo di illuminare sempre per farti da abat-jour nelle notti buie. Se fossi vento, ti ruberei il respiro per farne l'aria della mia vita. Se fossi una farfalla, da te volerei, delle mie ali ti rivestirei, suggerei il nettare del tuo amore come quello di un raro fiore, e poi potrei anche morire. Che donna, ragazzi, aspettate un attimo, qua che c'ho. Ecco, te lo sei meritato. Che donna, ma hai sentito, Angelo? Hai sentito? Bellissima. Hai sentito che roba? È vero. Ma dove stanno queste Complimenti, donne? molto Io bella. pensavo non esistessero più donne così romantiche, e invece no. Il romanticismo deve sempre esistere, deve esserci, perché è quello che l'amore è il fulcro di tutto l'universo. Qui invece abbiamo accanto Anche due molto fanciulle musicale. che Come fanno musica. dice? Il maestro ha detto qualcosa, non l'ho sentito. Anche molto musicale. Grazie. Molto bella, Bello, reale. grande. Angelo, io ti ho mandato qualcosa, non so se l'hai ricevuto. Non Sentito era un di bonifico, averlo. non era un bonifico, era un file. Quello dovresti pensarci però, perché io non capisco perché non ti rendi conto che anch'io ho delle esigenze. Ah, ecco. Parlando di proprio in tema di compromessi, no? Come diceva prima Natalia, eccetera. Allora, siccome il tema centrale questa sera non arrossite, ma è il romanticismo, l'eros, e che poi la poesia credo che sia nata proprio, insomma, intorno a questi argomenti. E ci è arrivato un sacco di roba che io, se dovessimo leggerla tutta, staremmo fino a domani mattina. Però,
Ho mandato un Sto file al vedendo. maestro e ecco, dovresti aver ricevuto il file di Fabio Sì, Degan, sì. che si trova a Di Frosinone. Fabio? Quello è di È di Fabio. Fabio? È di Fabio Degan. Allora la leggiamo, le leggiamo, sono quattro e brevi. Vi va? Le Tu cose brevi. anche tu, no, le cose quando sono belle possono essere belle anche lunghe. È come l'amore, è breve. Però quando l'amore è lungo, va bene, va pure meglio. Vabbè, leggo la prima e tu leggi la seconda, No, vediamo qua. quelle, Prego. quelle le leggi tu, tranquillo, che qui ce n'è una montagna. Vai tranquillo. Allora, aspetta un attimo che faccio un'operazione. C'è qualcosa che ha ali come la notte e riposa come morta in grembi sinuosi. È una farfalla rinchiusa in se stessa, insenatura d'ombra che schiude magici istanti di voli trafitti d'estasi. All'odore della terra pregna di umori, come la terra accoglie, genera, uccide, il suo sorriso ferito stilla sangue. È il mare nero che ti culla e ti tormenta, che ti allarga cerchi d'onde intorno. Un mare dentro, dalle labbra di conchiglia. Hai visto? Come vi sembra? Eppure uno Fabio lo vede così scherzoso, allegro, che gioca con noi, eh? Poi invece Sì. Molto è un bello. romanticone, un sentimentale. È bella, vero? Vero? È Bellissimo. vero. Tu, Natalia, non hai Facciamo una niente cosa. di poesia, insomma, non ti sei cimentata con la poesia, Natalia? No, è No. mia mamma che si esercita un cappello per scrivere in inglese le poesie. Io E no, portala qui non tua scrivo madre, poesie. dove sta? Portala. No, però lei fa le poesie, scrive le poesie russe, devo farle Ho tradurre. detto, mi avevi detto anche il nome, che è un nome bellissimo, tua mamma. Ludmilla. Ludmilla. Come? Ah, Ludmilla. Sì, Giusto? bene. Sì. Bellissimo, bellissimo. Ebbene. Ha una traduzione questo nome in italiano? Penso Lucy, diminutivo Come Lucy. Lucia? Sì, Lucilla, esatto. quindi Lucilla, qualcosa del genere. Ludmilla. Mille luci, io direi. Esatto. Esatto. Mille luci. Maestro, terminiamo il capitolo di Fabio Degan, così passiamo agli altri. Sì. Vado avanti alla grande, Ma sì. ci provo, Ci sta cominciando a piacere, insomma. perché varrebbe la pena di averle preparate. E beh, certo. Labbra d'una stessa bocca, Wow. le due ali d'una farfalla. Tu sei il tappeto di sensi e la sorgente in fiore. Dove mi chino, ape devota e guerriera, a venerare e conquistare. Labbra morbide e turgine, foglia incisa d'alo e senza spine, rampicanti dei nostri sussurri, tentacoli d'angeli, lingue vertebrali, scivolai innodate. Sui nostri fondali, sotto il mio tocco sbocci, dolce idra di rigoglio. Dovete sapere che questi giorni trasognati di torbido scirocco, ronzati di pensieri e di moscerini, questi giorni che covano sotto le coltri desideri e cinguettii assorti, nuvole di sabbia e caldo torpore,
le dita lucide dell'erba a sfiorare i glutei schiusi delle colline, la pioggia leggerissima che bacia e lecca le intimità della nostalgia. Ma ecco che la pelle del desiderio ha curve dolci come frutti proibiti. Il mio respiro affonda nella tua nuca come un bambino nella panna, come fuoco nella paglia, nel profumo dei tuoi capelli. Sei etere per questa fiamma, angelo lascivo. Fabio Degan. Bravo Fabio. Cosa ne pensate al femminile? Cosa ne pensate di quest'autore? Grande, È piaciuto? grande, E adesso allora ne leggiamo una di una donna. molto, è bello perché racchiude tutto un mondo a sé. No, è. C'è dell'erotico, c'è la L'erotismo quando è intriso di romanticismo, passione è bellissimo perché insomma è una cosa pura, c'è bella, romanticismo, c'è c'è tutto. Però è l'amore. pulita, ecco. Mi E piace perché è bellissima beh, sentite come questa poesia scrittrice. di Anita Napolitano, che è intitolata Febbre segreta. Amami per una sola notte. Per una sola notte. Amami per una sola notte. E sacro sarà l'intrecciarsi delle gambe. Amami per una sola notte, e una soltanto. E sacro sarà l'intrecciarsi delle mani. Accosta il tuo inguine al mio, la mia voglia vermiglia placherà la sete. Lontani dalle regole ufficiali, invocheremo la luna genuflessi. L'uno avvinghiato all'altro resteremo nell'altrove. Amami una sola notte e una soltanto, non mi importa di quello che diranno. Cupido, araldo della focosa passione, legherà il tuo petto al mio e sarà il ricordo a perpetuarsi nella memoria. Ho indossato la superba livrea della giovinezza, le scarpe della festa. Spogliarmi in penombra sul giaciglio di fogliame tra i ciuffi di erba bagnata. E amami una notte e una soltanto, come sai fare tu, guerriero offeso. Non mi importa di quello che diranno. Incidi con la lingua le parole, travaglio della mente, febbre segreta. Ammutoliscimi con i tuoi baci, inghiottiremo la saliva amara. Amami per una sola notte e una soltanto, e poi dimenticami. Beh, insomma, il finale è un po', eh? Che dite? È Scritta da una bella, donna, è forte, sì, è forte, eh? molto, Vero? ma è bella, è la poesia che ho avuto occasione già di conoscere, perché conosco Anita, quindi È so cosa straordinaria, Anita. È molto una ragazza solare, bella. Brava Anita. una donna solare, ma come si evince dalle poesie piene di passione, La forza. come ognuno di noi, però molti di noi temono, diciamo che celano, nascondono quelle che sono le passioni, perché è troppo intime in effetti, perché qualcuno l'ha detto, cioè scrivere poesie romantiche, leggerle è come mettere a nudo non solo la propria anima, anche il proprio corpo. Che dici, Angelo? Sarà così? Non so, stiamo inoltrandoci nell'argomento. Ho le mie perplessità, però andiamo avanti. Come prosegue con i concerti del Tempietto? Come prosegue? Concerti del Tempietto, c'è tutto programmato, Eh? tutta l'estate fino all'autunno. Vorrei fare delle cose, però dei momenti sono entusiasta di fare un lavoro grandissimo, tipo riuscire a fare uno show che ogni sera va dalle 19 alle 22,
però sarebbe una faticata che non finisce più, perché ci sta mezz'ora, dico Fa. allora lo faccio, l'altra mezz'ora dico forse è meglio che non lo faccio. Dalle 19 alle 22. Sì, perché i concerti per tradizione sono alle 8:30, però è da qualche anno che dalle 19 facciamo una specie di avant spettacolo con la gente man mano che arriva, jam session, poesia, conversazioni di vario tipo. Però farlo ogni sera, cercando di farlo ogni sera diverso dall'altro, credo sia una fantasia che forse devo mettere da parte, non lo so, non sono molto abituato a mettere da Bisognerebbe solo parte. improvvisare per fare questo. Ma no, perché se ci sono artisti che Sì. riempiono il tempo precedente al concerto, gli artisti hanno un solito vizietto che è anche un merito inevitabile. Pensano continuamente io. E allora in una serata non ci possono essere troppi io. E allora ci sarebbe da fare un lavoro di preparazione difficile, perché vengono un po' da tutte le parti del mondo, fra l'altro, fra gli interpreti del concerto ufficiale e questi supporter, che però non vogliono fare i supporter, perché un io non può essere un supporter di un Certo, altro io. la Per cui è comparsa. difficile fare questo impasto in maniera. Allora, nel tentativo di, così, fantastico e completamente fasullo, forse, di fare un po' dominare questo carro e tenere le briglie strette tutta la sera, dico, sai che ti dico? Io ho sempre detto, insomma, detto, che da grande avrei voluto fare il cantante rock, mi formo un gruppo tipo Paolo Conte, qualcosa di questo genere, e vado dalle 19 alle 20:30, conducendo la serata in questa maniera, che sarebbe fighissimo. Però fare un concerto ogni sera impostato in questa maniera dal 1 luglio al 30 settembre, non so se la barella arriverebbe il 30 settembre o anche prima. Che Mannaggia, vabbè, ma sì, ve ne sembra come fantasia? che è faticoso, Sì. però è bello. No, Però avrei non lo realizzato. scoraggiamo, diamogli. No, no, vabbè. Se è possibile realizzarlo, perché Provarci, provarci per credere, No, no, no? ma Angelo lo sa fare, non ci deve provare, lo fa Immagino, tranquillamente. Lui immagino. pure alle 18 potrebbe iniziare, non alle 19, secondo me. Peccato che Angelo non l'ho conosciuto prima. Però Potevamo fare tante cose insieme. si fa sempre in Ormai tempo. troppo. Tu dove vivi? È a In Pavia. provincia di Pavia. E io ho Pensavo. chiuso col canto, finito. Vabbè, però poi ci devi spiegare perché. Perché è più importante il perché di quello che si dice. Un giorno me lo spiego. Va bene. In russo però, ce lo spieghi. In In russo. russo. Anzi, in siberiano. In siberiano, che è un po' Andiamo diverso probabilmente. avanti con queste imbarazzanti poesie erotiche. T'ho mandato le peggio, mi sa, cioè le peggio nel senso buono, nel senso. Meno belle, Ma guarda. sto scherzando. Fabio Degan è straordinario e lo conosco da tanti Bravo. anni. Mi è sempre piaciuto, insomma, lo stile di Fabio. E poi, tra l'altro, avete pure avuto modo di gustare la sua, non solo la verve poetica, ma anche l'umorismo. È una persona molto piacevole. Sì, L'umorismo, sì. perché lui e poi, cioè, ecco, diciamo, forse nella poesia erotica, che poi non abbiamo nemmeno cominciato, io sarei più propenso ad apprezzare tutto ciò che è implicito, mentre provo un certo fastidio riguardo a tutto ciò che è esplicito. Per
Però mi rendo conto che è la stessa cosa, per cui probabilmente, però mi sembra molto più raffinata una poesia erotica che sia tutta implicita, alluda a tutto, perché a tutto si deve alludere, però. Ma io forse la definirei più poesia romantica che erotica, perché poi, come dicevamo prima, quando il romanticismo viene Una espresso delicatezza. in un modo così bello, puro, no? Non è lascivo, non è volgare, perché insomma si sente Diciamo, l'amore. vi faccio sentire adesso una cosetta che era l'introduzione di una commedia breve che facevamo al Tempietto tantissimi anni fa. E c'è, entra in scena un Pierrot e si rivolge a una ragazza che sta per strada perché lavora per strada e le dice così. Quindi questo lo dico per parlare un po' del romantico. Basta. Quante volte abbiamo cantato insieme alla luna? Quante volte mi sono nascosto ai suoi raggi per te? Ma ora basta. Scendi, lascia la tua finestra. Vieni da me, ti prego, scendi, lasciati carezzare per una volta almeno. Il nostro amore non finirà solo perché io ti avrò. Basta, sto soffrendo da impazzire, stai girando per le lunghe una commedia, lo sai. In realtà, anche tu mi vuoi. Me l'hai detto, me lo fai capire quando mi guardi con quegli occhi, quando lanci i tuoi baci come un trampolino e le tue mani sono tese. Il tuo seno al davanzale sul marmo freddo. Perché lo faresti? Tu m'ami. Basta, io non aspetto più. L'attesa. Voilà, un Come bellissimo qualcuno disse cantato. tempo fa, l'attesa del piacere è essa stessa pi piacere. È giusto, no? È così. L'attesa del piacere Io è essa. considero che secondo me non esiste un solo piacere, esiste un'atmosfera di piacere sempre più rarefatta, sempre più limpida al punto tale che diventa una cosa diversa dal piacere, e secondo una mia così privata cosmologia diventa amore. Ma infatti poi alla fine, ma chi è che non ha mai scritto, sin da ragazzini, invaso da questa sensazione che chiamiamo amore, innamoramento, che poi è soggettivo, perché io mi ricordo, Alchimia. ma sì, ma è soggettivo, perché tu non lo sai se sei corrisposto, no? E il modo in cui tu Esatto. ami quello o quella, che ne sai, cioè cosa sta, se lei lo sa o lui lo sa. Non lo sappiamo, però tu a livello soggettivo provi tutta una rosa di sentimenti straordinari verso quell'amato o quell'amata. Lo dicevano già i greci nell'antichità. Dice, ma che ne sai poi se quello poi invece o quella pensano la stessa cosa di te o la vivono? Te lo sei mai chiesto se l'innamoramento che tu provi per quella Cosiddetto amore persona? platonico in questo caso, è un amore platonico perché uno si innamora di qualcuno, È un compiacere se è stessi, sembrando che probabilmente. l'altro sia corrisposto, ma poi giustamente sin quando non si incontrano non possono sapere. Ma chi è che non ha Però mai si dice, scritto poi qualcosa? Cioè, hai aperto un cassetto, hai tirato fuori un foglio, hai cominciato a sognare e scrivere. Mi sono innamorato di quell'Igor, magari un Igor in Russia o in napoletano, come si potrebbe chiamare, un Pasqualino, non lo so, insomma, a Roma un Gennarino. Romeo, un Gennarino, eh? E poi alla fine arriva Maurizio Alberto Molinari che scrive, disponibile,
Rifletto emozioni tra dita abili e bocche sapienti. Il piacere incontra l'amore, il suo dolce sapore, nell'abbraccio cortese d'un corpo finalmente assetato. È bello, io voglio dire, no? Poi alla fine uno visualizza, immagina, no? Mentre leggi, come quando leggi un romanzo, una narrativa o qualsiasi altra cosa, tu sei lì e immagini, però la tua percezione dell'immaginare, anche quella è soggettiva, perché tu la vedi, la pensi, la vivi nella mente in un modo magari completamente diverso da quella che ha sognato, pensato, scritto l'autore. Capita con le poesie di Anna, quando lei le legge e noi le ascoltiamo, con il Pierrot di Angelo di poco fa, e magari uno si immedesima. E così anche con la rosa del Tibet di Natalia. E quindi, chi è che non ha mai scritto una poesia d'amore Che ne all'amato o pensate all'amata? Della poesia scritta per ottenere qualcosa? Ah no, è meglio non scrivere. Intanto vi annuncio che sta per scadere il tempo e vi rimando subito il link di Zoom, Natalia, tu che sei nuova e non lo sai, Vogliamo lo stesso. fra 2 minuti, Non è lo crollerà. stesso. Scusa Angelo se ti ho interrotto, voglio solo dire a Natalia che, che è la prima volta che si collega, fra il collegamento di Zoom dura 40 minuti, fra 2 o 3 minuti insomma sparirà tutto. Io vi rimando subito il link della riunione sul Messenger e poi dopo vi ricollegate e rientrate come avete fatto prima. Scusa Angelo, puoi riprendere? Niente, era un disturbo che stavo Hai detto cosa ne dando. pensate, ma di Della poesia che si Ah, scrisse sì, giusto per quello, mettersi vabbè. in mostra, no, non ne valeva più. A mio No, non sto avviso, dicendo di cioè si farla scrive una. per la poesia costruita, non sentita. No, no, non quello, No? dicevo. Allora ho capito male. Cioè, quando noi ci esprimiamo perché? Per un motivo. Un attimino perché qui. Può esistere una poesia scritta senza un motivo? Ah, sì. La poesia nasce, da una sensazione che si ha, da quello che si sente. Quindi pensi che C'è sia. sempre una causa che provoca questa cosa di poter scrivere perché la sensibilità magari è toccata e quindi si ha voglia di scrivere, di mettere su carta quello che è il sentimento che uno ha, il sentimento, la propria sensibilità, a Sì, però qualsiasi cosa, non soltanto in campo. sembra che quello che tu dici, stai dicendo, in un certo senso non abbia destinatario. Naturalmente ti ascolto, non faccio obiezioni, lo dico solo perché è interessante secondo me svolgere questi aspetti conversando. Secondo me la domanda era: ma quando scriviamo, ci abbiamo un destinatario? Ma non E sempre. perché ci rivolgiamo a questo destinatario? Questo io in genere nel marasma di cose scritte lo trovo raramente e di solito lo trovo nelle grandi poesie, per cui le poesie dei contemporanei, naturalmente ci serve un po' di tempo per poterle approfondire, ma tutte le poesie che sono passate alla storia hanno una grande impronta nei confronti di un destinatario. Se io dico a Silvia, Va la dico per commuoverti e per farti percorrere un percorso che altrimenti non questo riusciremmo sì, a percorrere insieme. questo sì. Certo, il destinatario o la destinatario, chi per esso sia, perché si scrive giustamente. Se uno lo scrive perché sente quella cosa di doverla dire, possono essere anche una platea di persone alle quali uno si rivolge. Certo, non è che si scrive, se no si scrive per se stessi, soltanto. No. Almeno io la vedo così, poi lo so anche sbagliato.
è opinabile. A volte uno scrive per se Tu, stesso. Natalia, che ne dici? Penso che ha ragione Anna, che bisogna, se lo pubblichi, lo vuoi far conoscere, scritto proprio Chiaro. ad un destinatario, se no te lo tieni nel cassetto e basta, tieni per te stesso e basta, perché quando scrivi comunque c'è magari una persona immaginaria o magari reale, ma c'è questa persona. E tu Anche trasmetti non tutte le solo emozioni l'ideale, che hai, può essere anche un provi, oggetto. esatto. Se restiamo nell'ambito di cui stasera si sta parlando, certo, è un qualcosa che uno scrive per un'altra persona, perché Esatto. parliamo di d'amore, di Eros e quant'altro. Ma se poi si parla della poesia, la poesia in genere, che so, sulla natura, perché ce ne sono anche. E io ne scrivo molto. E quindi, perché ho amore anche per tutto il creato, quindi. Finito e noi lo riprendiamo. Allora, un attimino, siamo ancora in collegamento, però dobbiamo riprendere Zoom. Zoom. No, riunione. Eccoci qua. L'audio del computer e partecipanti in vita, ecco il link dell'invito. Allora andiamo qui e mandiamo, dove siamo? Siamo qui. Andiamo subito. Il nuovo link. Si connette. Un attimino soltanto, mando il link di Zoom agli amici collegati con noi nella diretta. Un attimino che vi mando il link. Allora, come si fa? Se riuscissi, ecco. Ecco Natalia, ecco Mario De Rosa, se volesse entrare anche lui. Poi abbiamo Anna Giordano. Dov'è? Eccolo qui. Angelo. Eccoci. Mi Eccoci, adesso stiamo mandando il link ad Anna. verificate. Adesso entrano piano 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 piano. Sto mandando il link a tutti. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' se entrano. Tra l'altro ci sono altre poesie che arrivano, però. So, qui siamo stracolmi. Sai che c'è che quando arrivano Ecco Angelo, buonasera di nuovo. scendole, non si possono, si possono leggere, sì, però uno non ha il tempo di capire, cioè si deve immedesimare anche quando uno legge, deve sapere quello che contiene la poesia.
Sì. Non è solo leggere, ma interpretarla. Poi tra l'altro, allora io il Oh, link, allora il collegamento su signor Mario Facebook. De Rosa, buonasera. Buonasera Sì. Mario. Eccolo Mario, ciao, buonasera. Ci senti? Credevo Ci ti ho vedi? visto un po' in giro, credevo che Che bella mi avessi sorpresa. dimenticato, però Allora, parlare c'è. ci stavi seguendo anche prima, Mario? No, mi sono collegato adesso perché il link non l'avevo. Ok, perché eravamo in diretta già su Facebook e su YouTube, però ho visto che ci sono dei problemi col collegamento su YouTube, mentre su Facebook tutto fila liscio. Quindi Pagina dovresti? Io il fatto che non sono bravo per questo, perché il link su Facebook da parte di Jane. qui, vediamo se il collegamento può partire. Non capisco perché YouTube stasera ha problemi mentre Facebook funziona tranquillamente. Funziona, sì. Niente, allora Mario, siccome ho visto poco fa che ci stavi inviando una poesia, insomma, se la vuoi leggere tu, il tema di questa sera è il romanticismo e l'eros, se ti fa Ah, e piacere. allora se mi dai, quella era, diciamo, più esistenzialista, una poesia esistenziale, così. E come poesia d'amore posso trovare un attimo qualcosa, vediamo. Bene. La prima. Natalia ci ha raggiunto. Sì, non riuscivo ad entrare. Buonasera, Mario De Rosa. Succede. Però Come va? è scomparso, non vedo più il maestro, eh? Ma sì, è sempre lì bello, fresco, con la barba, guarda che bello. Eccolo Nasconde. là, ma come fa a non vedere? È che lui... Ah, era un'altra persona. Ma come fa a Era un'altra non persona. Sì, c'è anche il signor De Mentre Rosa. Mario cerca, ho avuto il No, piacere. già l'ho trovato. Ho aperto a caso e è uscita subito. Bellissimo. Allora, Mario, tu, allora, dov'è che ti trovi esattamente? Perché me l'hai detto l'altro Allora, giorno. io sono a Castrovillari, provincia di Cosenza. Purtroppo Ecco, sì. Perfetto. ho lasciato il mio paese d'origine, Murano, da un anno, da circa un anno, e ancora sono sfasato, a parte i fatti del Covid e cose, ma non sono riuscito ancora ad abituarmi bene alla nuova casa, che è molto comoda, per dire, perché c'è un ampio spazio tutto verde con un giardino, un viale, quindi un luogo giusto per fare poesie se qualche volta vieni da delle parti, ecco, sotto un albero con qualche cosa di fresco potremmo poetare. Beh, siamo un po' tutti viandanti qua, eh? Perché insomma pure Natalia ci raccontava prima che dalla Russia con furore, e il maestro Iannoni che fa avanti e indietro col tempietto, sembrerà una corta distanza, ma pure quella, insomma. E Anna che Avanti adesso sta a indietro. Savona, ma che ha abbandonato il Vesuvio e zona limitrofe. E io che me ne sto qua su tra le montagne Liguri e vengo da Roma, ne vogliamo parlare? E insomma, Mario, l'hai trovata sta poesia? So, devo presentarmi o leggo la poesia? Non so, sono, scusate, ma sono un po' a testi collegamenti. Legga la sua poesia. Allora, dai, vai, Allora, presentati con la poesia. dal senso del moto, che diciamo che è la mia quinta raccolta di poesie con la Montedit, e sei bella. E sei bella con le tue mani d'acqua che mi irrorano i sensi, per farli evaporare oltre foreste dalle alte chiome. E sei bella se mi pugnali al cuore con lo sguardo di zingara crudele, domatrice d'anima della fumosa essenza. Sei da selvaggio, i corpi nei sensi paghi mai, feriti occhi si inseguono
Sai che c'è? Ti sento molto basso però, Mario, io. Non so gli Sì, ma altri. non si è capito. Io l'ho sentita, però Sì, è ma a me è troppo arrivata. bassa la voce. Mi è arrivata male. Se la potresti rileggere, magari più vicino al microfono. Perché Sì, prova ad alzare il volume un po' del tono. Vediamo se... è bella. Ecco, Allora, bravo. sei bella. Come mi sentite meglio? Sì. Sì. Allora, sei bella. E sei bella con le tue mani d'acqua che mi irrorano i sensi, per farle evaporare oltre foreste dalle alte chiome. E sei bella se mi pugnali al cuore, con lo sguardo di zingara crudele, domatrice d'anima dalla fumosa essenza. Seta selvaggia, i corpi nei sensi paghi mai, feriti occhi si inseguono in plagio infinito. In ognuno di noi c'è tutta sta roba, sto romanticismo, ma che poi incontri le persone che ti passano accanto per strada, vai a fare la spesa e vedi tutti tristi, tutti cupi, tutti... Poi insomma, invece ognuno di noi avrebbe tantissimo da raccontare, da dire. Grazie Mario, Mario, guarda, veramente, cioè, bello. Complimenti. È piaciuta? Sì, senti un po', ma facci vedere il libro. Facci vedere il Siamo in libro. quattro. Grazie Mario. Facci vedere il libro, la copertina. Ce l'hai lì nascosto. Perché lo nascondi sto libro? Faccelo vedere. No, voglio vedere la copertina, che non la vedo bene. Alzi il libro. Alza il libro, faccelo vedere. Ah, Si vede Ecco. certo. Allora, Abbiamo ma il suo due. libro. Tutte e due, facciamo vedere i libri. Alziamo i lieti calici. Esatto. Come è intitolato? Scusa? Il Il senso del moto. senso del moto, l'editore L'editore Montedit di Montedit, Melegnano, Melegnano. Club dei Lotti. Ok. No, per fare pure un po' di pubblicità, perché uno sente la poesia, è bella, dice, ma dove lo trovo? Poi c'è l'ultimo, ecco, A nord dell'amore, A nord dell'amore. Ah. che con la L'abito del tuo. Campanotto, Campanotta editore. Campanotto editore. È l'ultimo da te E realizzato? questo è l'ultimo che mo sono. E qua pure, insomma, questo, poi c'è uno prima, Navigando Silenzi. Sì. Questa l'ho dedicata a mio figlio, che insomma ha qualche problemino, diciamo, per cui ha bisogno della mia assistenza, Bellissimo. insomma. E quindi poi vi leggerò qualcosa di suo, se lo trovo. Quanto amore, che bello. Beh, tutte le sfaccettature dell'amore. E poi intanto preparati, Natalia, poi ci parli del tuo libro anche. Ecco, questo è proprio. Lui è andato a scuola, si è diplomato, e insomma, i compagni ogni anno d'estate andavano in vacanza, si salutavano, l'hanno ben accolto. Poi è finita la scuola, si è diplomato, sono comunque la poesia. Sentite, quel bisogno d'amore. Quel bisogno d'amore, come il volo accompagna la tua barba novella di giovane Telemaco, in quell'immenso mare di occhi tuffo al cuore. Ma l'ultima campana del vostro nido scuola ha disperso i tuoi amici nei cieli dell'estate come i fiori e le stelle, con i gioiosi gridi di ronzii, di calabroni e rondi. Ci vorrebbe un amore per far tacere l'urlo della solitudine e suggerirti corse per i prati gioiosi, non persone attempate o ansiosi genitori. Io dentro ti indovino, veloce sofferenza, per quell'affetto fumo dietro cancelli autistici.
dove soltanto baci la tua migliore amica, l'illusione. L'illusione. Non so se si è sentito. No, 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 l'abbiamo gustata Però veramente. ci lascia riflettere. E sì, che uno poi Ci lascia dovrebbe riflettere. sentirla più e più volte, no? Credo. Cioè, così come quando leggi un libro, poi alla fine Io lo rileggi, no? Alcuni passi del libro li rileggi, sempre poi, due volte io. capito? La leggo di nuovo? No, no, abbiamo No, no. sentito, va bene. E no, stavamo cercando di riflettere sul discorso delle varie sfaccettature legate ai sentimenti. Per Ah, sì. esempio, Natalia ha scritto un libro straordinario intitolato La rosa del Tibet. È Natalia. Sì. La È rosa. stata la cosa stranissima che quando l'ho scritto è successo tutto per caso. Io che non ho mai avuto gatti in casa mia, assolutamente, soltanto cani. E a un certo punto io scrivo sui gatti, immaginandoli come se fossero personalità umane che hanno dentro l'animo Che belli umano, gatti. e questi gatti decidono che a un certo punto, soprattutto la protagonista di questo grande viaggio che faranno insieme, decide, allora lei, loro vivono questi gatti in una famiglia scozzese in Scozia, St. Andrews, e lei, questa gatta Zanzo McGee, sogna tantissimo di tornare nel suo Tibet, le manca il Tibet, perché lei è nata lì e dai monaci tibetani. E poi a un certo punto lei sente una notte, sogna, fa questi strani sogni, che il monaco tibetano gli chiede un aiuto. Queste strane, i monaci hanno questi poteri straordinari di trasmettere i pensieri l'uno con l'altro, con i gatti succedono cose del genere, questo non si sa ancora. Esatto, Telepaticamente. che hanno certi poteri i gatti. Sincronicità, dicevamo. Esatto, sincronicità, si sì, può anche chiamarla così. E allora questa Zanzo McGee una notte sogna il monaco, che le chiede: tu hai poteri, certi poteri magici, vieni, devi tornare in Tibet, perché un monastero è stato preso dai ratti, dai topi, hanno preso questo, sequestrato questo monastero sacro per loro e lo stanno distruggendo, sei l'unica che può salvare questo monastero. E lei, avendo paura di viaggiare da sola, chiama i suoi compagni di vita, che sono Ginger Purple, due gatti inglesi, completamente inglesi, presi, comprati in Inghilterra dai proprietari, e decide insieme allora di coinvolgere in questo viaggio incredibile, che lei parte da St. Andrews fino ad arrivare in Tibet tramite vari, come si dice, trasporti. C'è la mongolfiera, c'è una nave da trasporto merci, dove conosce altri animali, poi li salva, poi incontra, poi c'è il treno, e tutto questo l'ho realizzato con l'immaginazione, perché io non sono mai stata né al Bilbao, non sono mai stata né in Maroc, in Cina ci sono stata, c'è il Marocco, nel mercato marocchino non sono mai stata. Poi c'è un paese in Tanzania, Zambia, adesso non mi ricordo, l'avevo scritto 4-5 mesi fa, adesso in testa altro. E allora in Africa non sono mai stata. E allora io ho usato proprio guardando le fotografie, guardando, leggendo diari di viaggio di altre persone che hanno viaggiato nel mondo. E allora mi sono immaginata, sono entrata in questo mondo immaginario. E ho scritto proprio questo racconto, che poi alla fine arrivano fino alla destinazione. E io ho cercato comunque di analizzare ogni personaggio con la propria individualità,
età, personalità, ognuno diverso l'uno con l'altro. Per cui, Bellissimo. e ringrazio E tantissimo di Gaia ha nuovo apprezzato Giacomo. tantissimo, Gaia l'ha apprezzato tantissimo. E aveva Lo fatto immagino, anche... tantissimo. Sì, perché Un'avventura a ha pure livello disegnato... umano, ma sento dai gatti. E Gaia ha Beh, pure voglio ringraziare disegnato. tantissimo. Sì, ha insegnato anche perché ho richiesto, ho aperto una pagina su Facebook sul mistero della rosa del Tibet, il Mystery of the Rose of Tibet, perché la particolarità di questo libro, mi sono concentrata proprio, è stato più per me una sperimentazione, che di scrivere allora contemporaneamente ogni capitolo e in italiano e in inglese, perché io so che i bambini dall'elementare, anche dall'asilo ormai, loro imparano facilmente l'inglese, già obbligatorio nella scuola l'inglese, così possono loro leggere e in italiano e nello stesso tempo, lo stesso capitolo, leggerlo in inglese, così hanno le due possibilità e imparano più in fretta. E poi E io hanno, certamente ti guarda sfido. che questi libri poi hanno Sì. un effetto incredibile sui bambini, perché poi Gaia, da quel giorno che abbiamo letto queste storie così, lei tutti i giorni mi chiede di giocare al gatto. E io devo fare il cane o devo fare un altro animale, così, ma lei è sempre gatto. Lei è sempre gatto, non lo so, probabilmente le femmine e i gatti. Adoro i gatti. Secondo me pure Mario ha qualche Grazie. gatto a casa, tranne il maestro che lui è più affezionato ai cani, perché... Non si sa perché c'è Io ho sempre quest'amore. avuto i gatti, invece. Vedi pure lei, Ma io vedi. non ho Due mai cani e avuto. quattro gatti. E ecco. No, allora il maestro è in comunque. minoranza, qui ce n'è uno solo di cane. Però fa per quattro pure selli, mi sa. Ma noi sempre i bastardini prendiamo da qualche Canile. canile, qualche animale che insomma si però è in brutta condizione per Bravo. venderlo, perché. Il più bel cane che abbiamo avuto, io da piccolo non l'ho mai avuto, non sono abituato, era un leone Pluto, maremmano, l'abbiamo trovato nella spazzatura. È Un diventato, ho orso. pianto quando io ero Ma andato a Viareggio a prendere un premio, quando sono ritornato ho trovato tutti tristi che piangevano, credevo che fosse morto qualche familiare. Prima mi sono arrabbiato, poi pensando mi è venuto un dolore per questo cane. allora, a proposito dei cani, l'altro Ecco. giorno mia figlia mi fa: papà, ti racconto una barzelletta. A 4 anni e mezzo, Gaia. Ho detto: vabbè, sentiamo se la sarà inventata adesso. Com'è Dice: forte, ho visto E che mi fa, dice, c'è un forte cane che bene. incontra una papera e gli chiede: dove abiti? E la papera: qua. E mi fa: ma non ridi, papà? Allora ho cominciato a ridere, sì, perché... E ogni giorno mi ripete la stessa barzelletta e mi fa sempre ridere perché è troppo bella. È troppo bella. Semplice e bello. Sono Allora, fenomenale. io direi di leggere pure qualche altra cosa qui che ci è stata inviata, perché è stato inviato tanto materiale, perché poi gli amici, insomma, hanno risposto all'appello, quindi è giusto leggerle. E poi riprendiamo noi, perché insomma... Allora, intanto Maria Vittoria Massimo dal Quebec, da Montreal. Io ci ho vissuto a Montreal, bellissima città. Speranza. Anela la speranza nel tuo cuore, come un incanto di melodia universale. Gioisci per ogni goccia d'acqua che scende dal cielo. Dai un senso all'alba che si presenta ogni giorno. Ascolta il silenzio del tuo cuore che ti sussurra. Affidati alla speranza che ti guida nel percorso della vita. La speranza è chiusa nella cassaforte della tua anima. Abbi cura di lei. Maria Vittoria. Grazie, Maria Vittoria. Bellissimo. La speranza, perché la speranza ci deve essere sempre. La ragione di vita c'è Vero? sempre. Che dici, Angelo? Angelo, quando non parla mi preoccupa, perché secondo me... È pericoloso quando non parla, è come le donne, quando non Psicologica. parlano,
Quando le donne stanno zitte. No, sto ascoltando e raccogliendo tutte le cose belle che state dicendo tutti quante e me ne faccio un percorso per entrare in un mondo comune, perché credo che l'immaginazione è l'unico posto a portata di mano dove si possa vivere insieme. L'unico Bella posto a definizione. portata di mano, l'immaginazione, dove si può vivere, si può convivere, si può vivere insieme. Vivere insieme. E guardate, siamo in cinque località diverse del mondo, pure siamo qua. Con l'immaginazione riusciamo a convivere tutti insieme. Io ho questi Tu palazzi cosa sei a dietro. Tomati? Cosa? Cioè, Dimmi. dal deserto, da quando per me sei un personaggio mitico perché ti vedo attraversare dune, deserti, città, insomma, mi gira molto con Gaia e i tuoi, e ti seguo sempre, Allora, anche se ci sentiamo. tu mi vedi come un personaggio mitico, invece me, da quando che sono nato, la terra mi brucia sotto i piedi. Allora, io sto bene in un po', sto bene ovunque, però a un certo momento ho voglia di andarmene da quel Certo. posto e me ne vado in un altro posto. Poi dopo un po', anche in quel posto comincia a bruciarmi la terra. E una volta a Disneyland, negli Stati Uniti, c'era su un cancello proprio di Disneyland, c'erano diversi annunci e foglietti attaccati e ce n'era uno piccolo, una sorta di post-it, ma guardate, è vero, eh? E io mi sono avvicinato, non lo so, come attratto da quel foglietto, era scritto in italiano. E c'era scritto: è inutile che fuggi, i problemi ti seguiranno ovunque. Oh, No, dai. un italiano era andato laggiù, aveva scritto sto foglietto proprio per me, secondo me, no? Dico, ovunque vai, e così. Allora io stamattina stavo dicendo a mia moglie, dico, vabbè, dico, adesso ci facciamo un giretto, siamo stati ieri a Genova, l'altro ieri a Nizza, poi siamo stati a Imperia, insomma, cioè, giriamo, giriamo, giriamo. E allora poi ho detto, vabbè, ha detto... A luglio ce ne andiamo in Svizzera, Liechtenstein, Austria e poi in Germania a trovare mio figlio. E poi ahi, ce ne andremo a Gerba. Insomma così. Però in ogni posto in cui vai, tu parli di deserti, il deserto ce l'hai dentro, perché poi alla fine, quando giri, Esci giri, giri. qualcosa di te ogni posto che vai, no? Però io penso che anche Natalia potrà Acquisti confermarlo. qualcosa e lasci qualcosa. Ma tutti noi, cioè ogni volta che vai in un posto, poi alla fine te ne vai, quel posto poi ti manca. Può essere anche il deserto del Sahara, può essere pure la Siberia, secondo me, Natalia. Io adesso non ho presente come sia la Siberia Siberia. non Eh? sono mai stata. Non rimane Siberia solo non sono te. mai stata. Ma c'era un periodo che quando, e tuttora c'è, che comunque dopo 28 anni che hai vissuto a Mosca hai voglia di tornare, ti manca. Hai Deve lasciato un pezzo di cuore là. essere bellissimo, però c'è un posto ancora più straordinario di tutti, secondo me, che è quello che stiamo vivendo, cioè che è virtuale, che ti dà la possibilità di Vero. interagire Ti così. incontro sempre. Noi adesso siamo qui e parliamo, ogni tanto senti Sally che abbaia di sottofondo a casa Iannoni, ogni volta che siamo collegati. A un certo punto senti wow 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 wow, è il cane di è la cagnetta di Angelo. Tu ne hai quattro, però non si sentono, i tuoi sono tranquilli. Non lo so dove li tieni, Mario De Rosa, i tuoi cani, perché quattro gatti e non so quanti cani hai detto che No, però fuori, fuori devono usare. a quest'ora A dormono. casa dolce. Tu, Anna, non ce l'hai questi animali? Io Niente. ho avuto, purtroppo mi sono dovuta dividere, l'avevo portato qui con me in questo nuovo appartamento. Siccome era stato sempre in giardino, entrava in casa per inteso, io ce l'avevo. Era il mio piccolo, il mio bimbo, un gattino bellissimo. Matisse. E purtroppo quando l'ho portato con me, che ha cambiato, sai che i gatti si affezionano al luogo, alla casa, e quando l'ho portato qui soffriva enormemente. La dottoressa mi disse: se continua così, somatizzerà un cancro.
Allora mi sono dovuta purtroppo dividere amaramente, lo ammetto perché veramente lo vado a vedere, sta lì alla casa, ci sono altre E persone che non si abitano lì. spostano, eh? Cioè cambi casa, io il gatto mi ricordo, ma anche mia moglie mi disse. No, perché erano già 4 anni che l'avevo con me, quindi Eh un no, po' difficile. guarda. Quando è piccolino arrivi ancora a farlo abituare, ma qui era pauroso, no, stava male. Allora io non potevo permettermi. Ho sofferto e soffro ancora della sua mancanza. A me, Angelo, è successo con la prima moglie. Ho cambiato casa, mi fanno, io sono abituato alla casa, mi dispiace, resto qua. E ho dovuto trovarne un'altra. Fabio, buonasera, Ciao ben Fabio. Buonasera, alzato ciao. Fabio. Eccolo Fabio. Ciao, buonasera. L'ora dei vampiri. Ma dove stavi? Dove stavi? Ero a sistemare le ballette di fieno. Ecco. Lui c'ha i cavalli. Capito? Cioè, c'ha due cavalli lui, non è che cani, gatti, cavalli. Hai capito? Abbiamo letto le tue. Anzi, il maestro ha letto qualcosa di tuo prima. Tu non c'eri, non hai Ah, mi sentito. sono perso. Complimenti, belle. Poi il maestro non me ne voglia, Angelo, però è arrivato un comunicato che farà concorrenza al tempietto perché l'Umbria Festival. Che ci hanno mandato questo comunicato. Dice anche quest'anno il Festival Umbria in Voce si svolgerà in estate nel mese di luglio. Ma guarda, Angelo, per loro. Se Sanno cercate bene. un'occasione per praticare il canto, fare esperienze con la poesia, con la scrittura, con la danza e le arti terapie, se cercate un luogo bellissimo dove rigenerare lo spirito, trascorrere dei giorni di creatività totale e sentirvi parte di una comunità di amici, leggete il programma e prenotate la vostra esperienza con voi. I posti a causa delle normative Covid, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un programma bellissimo, Umbria in Voce. Andare sul sito, insomma, e vedrete tutto il programma perché hanno mandato 5 pagine di programma, però non si può leggere, insomma, è lunghissimo, con tutti gli artisti, eccetera, eccetera. E molti di questi eventi sono Umbria gratuiti. Voce. Umbria Voce. Fabio, tu sei capitato qui e tocca a te. Io non lo stavo seguendo, quindi non so di cosa stiamo parlando. Di Eros e Thanatos. No, stiamo parlando di. Morte, lasciamola lì. Mario, che dici? Lo facciamo. Se abbiamo. Tanto lo esorcizzo, diciamo. No. Abbiamo Se non, commentato. senza Thanatos non c'è Eros, Ecco fatto. questo sono d'accordo perché ogni giorno dobbiamo, per gustare meglio, ecco, l'amore, per dire, l'Eros, che poi è una cosa per me, sia anzi il più profondo sensibile. Io sono uno di quelli, non perché sono poeta, mi riconosco poeta, come diceva un grande predecessore, Rimbaud, proprio perché mi ci sento. Cioè, se io mi sono ho avuto l'Eros solo quando mi sono innamorato, altrimenti no, proprio non mi interessava. Quindi, però è stata sempre una ricerca continua. Io prima venivo all'estate, se non mi innamoravo, cosa, stavo male. È una brutta malattia, perché poi. Sì. E ancora adesso sono attemperato, mi manca tanto non innamorarmi di. Solo che quando mi vedo allo specchio dico: io sono un vecchio, ormai sono attemperato, sposato con figli, qua mi vedono pure qualche volta. Ma ci si innamora a qualsiasi età, in ogni momento. Io quando vedo la foto della Jolie in Non hai televisione, qua? Vabbè, mi ma innamoro. se c'è la moglie, Ma no, poverino. adesso dorme, quindi non lo sa. Lasciatemi innamorare. Tutto, Mi innamoro di tutto. Oggi era al parco, insomma. Ma non è che poi uno si deve per forza, uno può amare la vita così com'è. guardate, voi non ci crederete, io sono innamorato di Dio. Non appartengo di Dio. Non sono. Jacopone da Todi praticamente. Ah, sono stato a vedere, sono stato a Todi. Ecco, il tempo sta per finire. Quando parlo io mi arriva sempre questo annuncio che Mannaggia. il tempo sta per finire. Quindi fra 10 minuti vi rimando il link.
10 minuti ancora. Anzi, aiutatemi a diffondere il link perché io ci metto mezz'ora a mandarlo a tutti quanti, quindi so. Mettilo sulla tua pagina, così lo prendiamo lì direttamente. Giusto. Ecco, vediamo un po'. E lo faremo. Però cambia ogni volta. Ogni volta cambia Sì. il link. Purtroppo sì. Sinceramente c'è anche il link unico, quello che ti dà Zoom, però poi c'è la password, ho detto dopo, Ah, esatto, io l'ho visto, si l'ho visto. complicano le cose per le persone, insomma, se devi dare password, cose, eccetera. Fabio, ma mica scappi così. Tu adesso ci devi leggere un No, attimo. ormai. Eh sì. Allora, l'oroscopazzo no, non l'hai fatto più. Ci sto provando a fare una terza puntata, ma non è semplice trovare qualcosa di nuovo. Ci sto provando. E a me piacerebbe tanto Qualcosa. sentire la poesia di Angelo, però Angelo non si esprime a livello di romanticismo. Non lo so perché. Siamo Perché Fabio. tu lo vedi lì così, però lui in Io ho fondo in una fondo. bella poesia che ci calza perfettamente di Neruda, che Ah, che qualcuno bella. conoscerà. Conosciutissima, però abbastanza. Io muoio quando sento Neruda, Vado. mi piace tantissimo, dai. Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche. Tu rassomigli al mondo nel tuo atteggiamento di abbandono. Il mio corpo di contadino selvaggio ti scava e fa saltare il figlio dal fondo della terra. Sono stato solo come una galleria. Da me fuggivano gli uccelli e in me la notte entrava con la sua invasione possente. Per sopravvivermi ti ho forgiato come un'arma, come una freccia del mio arco, come una pietra nella mia fionda. Ma cade l'ora della vendetta e tamo, corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo, alle coppe del petto. Agli occhi dell'assenza, la rosa del pube, alla tua voce lenta e triste. Corpo di donna mia, persisterò nella tua grazia, la mia sete, la mia ansia senza limite, la mia strada indecisa. Oscuri fiumi, dove la sete eterna continua e la fatica continua e il dolore infinito. Dolore infinito. Allora, continuo a ruota? Sì. Sì, e allora se cade il collegamento, perché tra pochi minuti cadrà, riprenderei dopo. Allora, Insomma, provaci, per favore. con te, dal senso del moto, è una poesia, cosa corrente, dedicata a Gabriele D'Annunzio, però mi riguarda. Allora, con te. Nudo sotto la pioggia, laggiù nella vineta, le mie prime emozioni a pelo cavalcate. All'impacciato studente, rapida metamorfosi sortirono i tuoi versi, per la visione estetica della bagnata Ermione. Coro di voci bianche, levò il suo primo canto, il mio sentire imberbe. Scalpitò alle tue rive il mio interno plegro, riempendosi le froge degli screziati flumi della Versilia amata. Mario De Rossi. E questa è tua, no? Giusto? Sì, tutte mie, quello che dico sono È tutte dedicata ad Annunzio. mie. Sì, ho preso spunto da Pioggia La pioggia nella del vita, Pineto. e
E siccome ho trovato, io amo molto questo poeta, poi ho trovato qualcosa in comune, la sua estetica mi affascina pure in modo, in un certo modo di sentire. Allora, io ho letto un commento di Natalia oggi su Facebook. Ah, Natalia, eccoti là. E tu hai commentato una foto che io avevo messo perché avevo trovato su internet una foto un po' bizzarra in cui c'è un sudcoreano che pesa la fidanzata prima del matrimonio, perché a quanto pare un fidanzato in Sud Corea può rompere il fidanzamento, senti bene Angelo, se la futura consorte pesa più di 55 kg. Allora Natalia ha commentato: eh sì, ma volete mettere le belle donne in carne mediterranee rispetto alle magre ed esili donne coreane? Ma voi maschietti, ma che ne pensate? È pure una questione di Io sostanza. No, perché Neruda sono parlava del d'accordo con corpo. Natalia. E però la poesia di Neruda parlava di un corpo. Quindi anche il corpo ha la sua. Cociapelle. Cocciante risponde meglio. Questione di feeling. Ecco qua. Qualità, non la quantità. Feeling, appunto. Mi Anna, a Napoli che si dice? piace. A Napoli che si dice? Meglio la Ah, sofferenza. sono tutti bene in carne, guarda. Scusate, mia madre, la buon'anima, mi diceva sempre che c'era un signore che non si sposava, a un certo punto ha sposato una zoppa, mezza cieca, contro il insomma, allora era messa proprio male. Dice, ma che ti sei scelto proprio sposa, alla fine una così, se tu la vedessi con gli occhi miei, ha risposto quello. E quindi è questo. Non è bello quel che è bello quel che piace. E no, perché poi l'aspetto E poi fisico. la bellezza è Ci soggettiva. sono anche gli occhi del cuore, non solo quelli Esattamente. Ma quanti Però soldi non aveva in ha. banca questa zoppa? Che dici, Fabio? Quanti soldi Mancano aveva in 2 minuti. banca questa Ah, zoppa? ecco. Sta zoppa chissà quanti soldi aveva in banca. Fonda meglio perché poi si ereditava prima. Ma certe volte, scusami, Gen, certe donne, no, non parlo di bellezza o di bruttezza perché sono cose molto ampie da trattare, sono Belle. cose serie, però ecco, l'eros certe volte si accompagna, è qualcosa di istintivo, un'attrazione fatale, diciamo che. Non puoi mettere innamorato di quella perché è bella, solo perché ti attrae, cioè qualcosa che uno trova nell'altro. Magari la Amore voce. è alchimia, Può essere anche la voce, allora Mario. Mario, può con una essere? bella magari tante volte andare a ballare ti sceglieva meglio di una ragazza per ballare un letto, ma che sembrava che avevo pasta frolla tra le braccia, così sentivi qualcosa, no? È vero. Ma se io ti parlassi con voce femminile, potresti innamorarti di me? Per esempio. Non è da escludere. Prima chissà la mentalità che ci avevano inculcato quando andavo a scuola, pensavo tutto, guarda, fai questo. Adesso sono un poeta, certo penso a 360 gradi e sento pure, cioè, almeno mi sforzo di sentire, di aggiornarmi. Anche se non so usare il computer, mi scuso di Ma questo. non è vero, cioè, vedo che sei bravissimo, sei un maestro, un artista. E vedo che qui ci ha graziato invece Zoom, perché non cade la connessione. Ups, ultime parole Vabbè, Fabio. non manca un minuto, eh? Ah, È manca meno di un un minuto. minuto. Di un minuto E c'è allora, scritto. io manderò subito il link ad Angelo che mi aiuterà a diffonderlo ai 420. No, mettilo sulla tua pagina, così andiamo sulla tua pagina. Ecco fatto.
Vediamo un po' qui. Entra con l'audio. Vediamo un po'. Invita, copia. E adesso inoltriamo. E questo. Il link adesso abbiamo messo sulla mia pagina e vediamo un po'. Tanto lo mando pure circolarmente. Natalia, eccoti qua. Mario. Maria De Rosa. Ecco Ma perché fa così questo Zoom? perché 40 minuti, perché altrimenti devi pagare 1 miliardo al mese per avere. Però poi dopo tutti gli utenti dovrebbero pagare, quindi non puoi obbligare tutti a. Allora, siamo in diretta. Ci siamo? Già siamo in quattro qui. Manca Mario, gli ho mandato il link anche privatamente. Vediamo un po'. Io avevo la pagina che era ferma, dopo mi sono accorta, l'ho aggiornata. Ma il quadro te lo sei venduto? Che hai fatto? Anna. Io sono in un altro vano. Ah, ma ero preoccupato, ho detto il quadro non c'è più. No, no, ce n'ho altri. Ecco. Sono fondata da quadri. Soltanto che dietro ho la finestra, e quindi vedo la mia finestra. Molto illuminato da te, invece da me è notte, vedi i grattacieli dietro, insomma, è buio. È illuminato anche Ecco. fuori. È il Qui c'è quadro. un altro quadro, vedi? E L'ho visto, c'è un altro. un altro quadro. Bellissimo, vediamo se recuperiamo anche Mario De Rosa. Che ce lo siamo perso. Cavalli. Angelo ci parlava del tempietto e della manifestazione che inizierà il 1° luglio e fino a novembre, se ho capito bene, Angelo, fino a novembre. Natale. Credo anche a gennaio, febbraio. Addirittura. No, fino a Sperando settembre. che saremo Fino a tutti settembre. perché fa un po' freddino lì fuori, penso, a dicembre, gennaio e febbraio. Però Fino a settembre, 30 settembre. tanto ormai io mi sono abituato al freddo di qua, quindi. Voi lo usate il monopattino? Mia figlia lo usa. Ma tu Ah, parli di quelli col motorino, quello col motore? Certo. Eccolo. Oh, sono rientrati Ma quello a tutti. piede. Monopattino. Manca Ma che Mario, però. monopattino Mario si De Rosa, aspetta che provo a vedere se riesco a recuperarlo. è? Mario E De Natalia è scomparsa? Sì, Rosa. c'è, eccola. Presente. E non ti si sente, guarda. Presente, io amo tanto ascoltare. No, perché non si vede tutto sul. Dovrei ingrandire il monitor per vedere tutti, perché alcuni passano in nero, quindi non si vedono tutti. Siete bellissimi. Io poi, Com'è? guardate quanto sono bello. Voilà, ho aperto tutto l'ecran. Insomma, abbiamo letto tutto quello che è arrivato, no? Perché c'era. Poi tra l'altro pure dalla Colombia avevano scritto, però. Dai, vediamo cosa ne I colombiani sono passionali. Altro che la Musica Siberia, altro che il di me. freddo della Siberia, ma che ne sapete voi? Però, chi c'era qui? Allora,
Sempre Maurizio Alberto Molinari, La luce da leccare. Sul sentiero delle attese cammina impaziente il cuore e l'amore. Rinnova e sostiene il vento e il suo tempo. Tratteggia contorni, disegna percorsi. Illumina fieri dorsi, riecheggia di colori, rinnova gli odori. La luce del cuore. È un inno alla passione, è un dolce, delicato, semplicemente da leccare. Bella come immagine, come se fosse un dolce da gustare lentamente. La luce del cuore, no? Che pensate? Bello. Bello, sì. Metafora. Mi piace questa. Sì. Bellissimo. Fabio, tu non hai partorito niente questa sera, quindi tra pochi minuti ti cancelliamo, ti oscuriamo. Vero, Angelo? Certo, Allora giustamente. devo Ma perché esprimere. secondo me bisogna che insistiamo con Fabio, perché è lì sempre pronto e poi c'è sempre qualcuno. Cioè io che dice la poesia al posto suo. Ne ha dette Dai. due bellissime, complimenti. Sì, ma Grazie. Dai Fabio. ce l'hai qualcosa, Poi Fabio? guardiamo il filmato, cioè andrò su YouTube a vedere. Un tuo filmato? Quali sono Non ho capito. Parlavi di un tuo filmato, Fabio? state? No, dico, poi andrò a vedere diciamo la differita. Io poi Ma YouTube tu lo non ce le capisco. YouTube non lo capisco tanto bene perché pochi giorni fa mi è arrivata una segnalazione da YouTube su un video mio di una videopoesia che avevo scritto per Luana. Dopo 10 o 13 anni che c'era. bello. Sì, ma quello è stato rifatto perché YouTube, dopo 10 o 13 anni che quel video stava lì e aveva ricevuto qualche migliaio di visualizzazioni, mi arriva una segnalazione e dice: guarda, fra pochi giorni cancelleremo il tuo video. Perché viola il nostro standard, bla bla bla. Dico, e qual è il problema? Dice, no, vatti a vedere il video, perché a un certo punto nella videopoesia si vedeva la silhouette con un seno di una donna. Dico, vabbè. E insomma me l'hanno cancellato. Ma per quello non lo trovavo più. Io Hai capito? l'ho lasciato un messaggio Me l'hanno che cancellato per era quello. bellissimo. Ma io dico, ma se ho violato la vostra etichetta, dico, ma perché Questo dopo non lo 13 sa anni? nessuno. Ma perché dopo 13 anni? Ve ne siete accorti? Insomma, dico, boh, vabbè, è andata così. Tanto Fabio cerca, cerca, cerca e non No, trova. stavo. E vabbè. Non cercavo niente. Vabbè, Vado vado avanti. avanti. No, vorrei un'altra cosa di Natalia. E poi un'altra di Anna. E poi un'altra di Natalia e un'altra di Anna. E poi ve ne dico una io carina, però dopo, perché voglio sentire, mi piace anche a me più ascoltare che dire. Io mi ricordo l'espressione di un poeta francese, di un libretto che trovai a Parigi tantissimi anni fa e che diceva: nell'amore non voglio vedere né essere visto. Adesso mi è venuta così. E a volte trovi quelle frasi così belle nelle poesie di altri e dici: avrei voluto scriverla io. È vero o no? Vi Capita, capita mai? sì. Vero? Sì, ci sono anche delle volte in cui uno legge delle frasi meravigliose che vorrei scrivere, aver scritto io, e poi mi rendo conto che non significano niente. Per esempio, Per esempio, non lo so. sì, ma sì, ho capito il La concetto. maggior parte delle frasi famose, belle, eccetera, in realtà. Sì, tipo il potere logora chi non ce l'ha. Ecco. Che non è proprio poetica, insomma. Però io voglio sentire una poesia di Natalia. E
E poi una di Anna, e poi una di Natalia, e poi una di Anna. Ma perché non la improvvisiamo invece? Allora, siccome adesso Natalia ci dirà che lei non ha mai scritto poesie, Dai, allora hai ragione. facciamo questo gioco, cioè improvvisiamola Poesia, una quanti poesia. siamo? Immaginiamo di dover... giusto, Angelo, è questo che volevi? Perché? Non ti Perché sente. Natalia ti No, dirà che dimmi. non ha poesie, quindi insomma per obbligarla in qualche modo. Pensando, Ecco, pensando. immagina di avere il tuo amato o la figura amata, qualunque essa sia, maschio, femmina, animale, o immaginaria. Fabio pensa ai cavalli in questo momento. Immaginiamo, Giovanni, immaginiamo di avere l'amato lì da qualche parte nascosto e noi lì a pensare a questo amato o amata, cosa gli diremmo? In una frase corta, ma poetica. Cosa diremo? Cosa gli diremmo? Difficile, eh? L'odore della tua pelle è pane per i miei sensi. Vedi, l'odore della tua pelle è pane per i miei sensi. Straordinario. Beh, perlomeno lui qualcosa, insomma, poi bisogna vedere come reagisce l'altra persona. Angelo, tu che diresti in un contesto Lo romantico? ripeto, non vorrei essere ossessiva. Quanto era bello scrivere le lettere, eh? Allora Dunque, lì. Natalia, considera che tutto sommato una poesia di solito è fatta di versi, sia che siano versi regolari, sia che siano liberi. E questi versi in realtà sono come delle super parole che nella prosa invece vengono frantumate. Nella poesia è proprio importante che ogni verso sia una parola. Però, fra l'altro, è una parola che noi pronunciamo fra un respiro e l'altro. Per cui anche quando conversiamo normalmente, se facciamo un po' di attenzione, fra un respiro e l'altro noi esprimiamo super parole che hanno un significato diverso dalle singole parole interpretate separatamente. Per Eccolo. cui il momento in cui tu ti fai coraggio e ci dici, miei cari amici, stanotte è un fiume di mare, un fiume di mare mai sentito prima, in cui si tuffa il calice e la rosa, in cui dal Tibet giunge un nuovo suono, ed anche il gatto tuo pensa così. Non è bellissima, però per spiegarti che per Grazie. poi. Che Grazie. facendosi coraggio uno impara anche a farlo con meno timore di quello che avevo io mentre stavo dicendo queste cose. Però proprio noi siamo dei poeti costituzionalmente, a meno che non ragioniamo, perché quando ragioniamo si avviene un capovolgimento in cui la voce è messa al servizio di quello che pensiamo e noi esprimiamo solo cose vecchie già pensate, mentre la poesia dovrebbe essere il pensiero, il pensare al servizio della parola, nel senso è il pensare che contempla, apprezza, comprende, immagina, capisce quello che io sto dicendo. Questo non solo di chi ascolta, ma anche di chi parla, in cui
per cui si crea una situazione in cui sia il pubblico che l'attore pensano insieme le parole che fluiscono. Sentite, io ho visto, considerate, ho insistito perché Anna e tu leggeste una cosa, io ne leggo una che mi sembra molto carina e poi cedo la parola alle vostre poesie. Le scarpe da tennis bianche e blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano addio cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi. Io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Tu mi parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando, mi scaldavo ai tuoi racconti. E mio padre, sì, tu mi dicevi, quassù in montagna ha combattuto. Poi del mio mi domandavi, ed io pensavo a casa. Mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano addio cantavi, mentre la mano mi tenevi. Addio cantavi, e non per falsa ingenuità tu ci credevi, e adesso anch'io che sono qua. Oh Marta mia, addio, ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Beh, Lugano addio. C'è qualcuno che c'ha il ritorno del suono, eh? Forse il signor Verò. Credo sia Ho Mario. cantato, scusate se ho cantato, ma questo Ivan Graziani. Bella, eh? No, era un mio grande idolo. È Perché io vero. andavo, allora andavo in Germania a lavorare, mi fermavo in Svizzera e cose del periodo. Che bello. Di chi era la poesia? Bravo. No, era una canzone, Lugano addio. Canzone. Ah, non la conosco. Come una... No, sicuramente l'hai sentita, Fabio. Come fa la musica, Angelo? Adesso Lugano addio, non me la No, la ricordo. San Mario. Marta, io ti ricordo così, e tenelli, fermi come il lago. Tuo padre fermo sulla spiaggia, canta con me, tu mi dicevi, io cantavo, dicevo queste Cosa che che non avevo visto mai. Oh, Ma voi ci credete se vi dico una cosa? Io ieri, adesso mi viene in mente perché ho questa mucca dietro le spalle che non lo so che vuole, ma ieri ero a Genova e a un certo momento entro in un bar per prendere un caffè e vedo la signora che ha la maglietta con scritto mucche pazze. Allora ho detto, dico, ma sì. Allora esco dal locale prima di chiederle il caffè. Quella stava lì, aspettava che io le chiedessi qualcosa. Ho detto, no, sì, mucche pazze. Allora ho detto, no, aspetti un attimo. Sono uscito fuori e l'insegna c'era scritto le mucche pazze. Allora ho detto, ma no, carino, vedi come tutto torna. Incredibile. Ivan Fossati, bellissima questa canzone. Così. E allora però Natalia è scappata, non ce l'ha detta lei quella, allora insomma. Inventa una frase che magari tratta dal tuo libro La Rosa del Tibet, un personaggio che a un certo punto dice una cosa romantica. 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 Mentre ci pensi, non è che scade, eh. La luna splende, penso a te. La luna. Come?
Dai, dai. Splendida, no, 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 aspetta, sì, la luna splende, pensa a te, come l'ultimo grido di una notte infinita. Brava. Bravo, Grande. grazie a Angelo, con un certo Bellissimo. Mario, ti sei Anna? bloccato? Mario, no. Ah, ecco, c'è Mario, sì. No, scusa Mario, non... Scusate, mi dovete. Io credevo fosse finita la trasmissione, era andato via. Poi mia figlia mi ha detto: guarda, che forse. È caduto, è vero, Non non ci avevo sono capito ma niente. dove andiamo che c'è il black, come si chiama? Non si può andare da nessuna parte. Qui come la Cenerentola, cioè che se esci fuori vieni Mi dovete trasformato. scusare, ma la mia esperienza di dicevo è vera, non mento. E tu Anna che E dici? comunque mi faccio perdonare, vi dico una poesia Oh, breve. e dai. Il tuo amore, da navigando silenzi, il tuo amore, ma sviluppa il tuo amore nella sequenza dei cieli, profondo in quell'azzurro dove si chiudono i segreti della vita. Qui. Trainato naufrago dalla tua onda lunga sui lidi senza tempo, del sublime divino amplesso tra origine Scusa, l'ultima frase non l'ho sentita. Allora, l'ultima strofa. Trainato naufrago dalla tua onda lunga sui lidi senza tempo, del sublime divino amplesso tra origine fine. Divino amplesso tra origine e la E fine. la fine. E io questa qui ve la leggo, io di solito leggo poco le cose mie, comunque. Dai, ditemi. Camminerò con te. Camminerò con te. Allevierò ogni tua pena. Spazzerò via le nubi che tormentano i tuoi giorni. Camminerò con te nella tempesta e cullerò i tuoi pensieri tra le mie braccia. Diverrò acqua e non avrai mai sete, diverrò sole per scaldare ogni tuo sguardo e sarai gemma in uno scrigno sicuro. E poi la cosa sorprendente è che queste Bellissimo. cose che uno scrive per la propria donna non le legge mai. Capito come funziona? È vero, Fabio, tu ridi, no? Succede, guarda. Tu gli puoi scrivere pure una Divina Commedia, regalare un mazzo di rose rosse. Però, secondo me non gliela dovresti far leggere, gliela dovresti Avresti dire. dire. Ecco fatto. Vabbè, Svelato. se ne ho una io che si, ha un po' la stessa, diciamo, linea. È piccolo, l'ho scritta in due lingue, francese e italiano, ma ve la leggo in italiano. È il titolo. Per evocare la luce, racconterei il sole dei tuoi occhi. Per evocare la melodia, farei ascoltare la tua voce. Per evocare la vita, farei sentire i battiti del tuo cuore. Per evocare l'amore, parlerei di te. Brava, bravissima la Parlerei nostra di te, ma questa è bella questa. meravigliosa Anna. Grazie. È vero, E adesso ce n'ho una io, un pezzetto, non tutta, che è molto bella secondo me. E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via? Parole sulle note sono state la migliore compagnia. Per affrontare la stupidità abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima quaggiù, io sarei una santa.
Anima che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza, le persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere, vorrei dimenticare. Io sono tutto l'amore che ho dato. Beh, bello, Tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Bella, eh? E poi voi andate. Ricorda, e dice che non è sua, no? No, questa io in questo periodo sto studiando e presentando i testi delle canzoni più belle, e specialmente quelle più famose, perché di solito diventa una gara quasi impossibile fra me che la recito e il successo che ha avuto la canzone col cantante. Questa è la canzone di Ornella Valoni di Ah, quest'anno al Festival di Festival di Sanremo. Sanremo, bella, sì. Qualcosa mi ricordava Ma è difficile, una cosa è la canzone perché c'è la melodia. E le parole No! sovente li ricordiamo, ma non così Eh sì, declamate certo. Senza la in forte. melodia sotto uno non la ricorda, perché la musica Però comunque aiuta a qualcosa mi rievocare. ricordava al finale del film Cyrano de Bergerac, Anche grande se Gérard Depardieu, dove lui alla fine si arrende perché sta morendo e lui dice: Ecco la luna. Adesso non mi ricordo completamente Rossana, Rossana. le parole, però lui dice: Ecco la luna, mi hai lasciato da solo e io ho dato tutto a questo grande amore che io ho tenuto dentro di me per tutta la vita, una cosa del genere. Mi ha ricordato quelle sue parole Ma di in queste Angelo in questo film qua. che È stata bello. veramente una poesia, veramente una Ce ne poesia. sono tante bellissime che normalmente aprono dei mondi nuovi recitate. Non si può dire né che sono meglio né che sono peggio, però sono sicuramente diverse. Poi tu che hai fatto canto, dovresti sapere che il canto in realtà, per quanto spazi nell'universo, è qualcosa che comunque rimane ristretto nel sentire e Vero. difficilmente riesce a uscire sul volere e sul pensare. Mentre la prosa, quando il testo di una canzone ritorna poesia, si aprono tutti e tre questi mondi. Per cui, diciamo, la canzone, se è bella, cantata bene, eccetera, è insuperabile. Però la poesia recitata, quel testo recitato come poesia, è altrettanto unica e insuperabile. Stranamente, io dice, vabbè, fra di loro si supereranno. A me è capitato in questi ultimi anni, da quando ho scoperto questa pazzia, che all'inizio pensavo sono pazzo io a tentare una cosa di questo genere. Ma no, C'è Angelo, stata già. Ah, perché io bene. penso che poi la canzone nasca prima come poesia, poi viene musicata. E quindi Sì, ma quando è È proprio metrica bella, comunque, è metrica. Tira la il poesia. lavoro è il contrario di quello che si fa per metterci la musica, nel caso che dici tu, perché per prepararla bisogna toglierci la melodia, che rientra nei silenzi, nelle pause, nell'andamento. Per cui c'è una potentissima musicalità quando si recitano, però nella preparazione va tolta la musica all'inizio. All'inizio.
nella fase di Io costruzione. mi scuso, ecco, penso, sto pensando ultimamente che stiamo facendo troppo attrarre con un vortice, no, che risultiamo, questo maelstrom ci risulta un po' tutti déjà vu, nel già fatto. Ecco l'immagine che traduce le nostre parole, no? Non dobbiamo più parlare, dobbiamo diventare apatici e basta. Soprattutto su Facebook, se non metti la fotografia, oh, che bella foto, io metto sempre le stesse, magari. Però se la parola non riesce a creare l'immagine, che poesia, eh? Io Dunque, ho tentato accoppiamento, cioè l'ho fatto, sia con pittori, musici, con cose per fare delle estemporanee, sempre faccio di questi esperimenti sin dagli inizi in cui cantavo. Ma adesso vorrei solo leggere qualcosa, il nome, una poesia dedicata a un poeta il cui nome è stato scritto sull'acqua, e credo abbiate già John capito, Keats. John Keats, che amo tanto. A John Keats, oggi io ti canto, eterno Edo, scroscio di fiume della primavera, demiurgo dal sentire alto e sublime, respiro stesso della poesia. Scia lucente che veloce solca, cielo cobalto delle notti estive, spirito brado che infido percorri di driade amante vaste selve amene. Pioggia agognata di siti diversi, disfatte anime arse d'amore, provato dagli acciai della vita, ardente cuore sfinito, mai dono. Eterna roccia hanno levigato i venti, in te il sentire è diventato fine. Sei sceso all'ave quale Orfeo novello per riscattare senso al vuoto vivo. Ora, distesi tra le erbe alte, i simulacri di quell'urna greca, in plaghe eterne vivono il bello, senza la tema del vano fluire. Quando al mattino per i boschi vado, e il cuor sussurra al più breve stormire, dell'usignolo che sempre ti pianga, mi languidisci il prolungato assolo. Troppo si sente male, Sì, un non pochino si capiscono tutte le parole. l'audio. Sì, a volte l'audio è un po' così. Hai Bisogna capito? sì. Sì, vai e No, viene no, l'audio. si è capito, però a volte l'audio andava e no, non so voi come avete sentito. Comunque, Io ho sentito abbastanza bene. tra 10 minuti Certo, non cadrà di è che nuovo la connessione. Io credo che poi, insomma, andremo a nanna. E non lo so, decidete anche voi, insomma, per me io come possiamo. faccio tutta la notte Per me senza le possiamo. vostre Allora poesie? andiamo avanti fino a domani mattina. Tanto da Natalia Potrebbe ancora è essere giorno. un'abitudine, tipo la notte dell'atterraggio sulla Luna. Esatto, Cambia con Tito Stagno, te lo ricordi? esatto. Allora. Invece adesso abbiamo Gian Bruschini. Eh sì, con la Luna, adesso la metto la Luna sotto. E no, allora dovremmo Sì, cambiare il fai nome della vedere. trasmissione dal tramonto all'alba. Ah, oppure la Luna panza. Oppure sì, oppure quelli della Più notte. romantico No, quelli della forse. notte già c'è stato, La quindi. luna lunatica, dai. Comunque Mario, tu che mi chiedevi prima, avevi scritto, dice, ma quando è la prossima? Noi siamo tutti i venerdì mattina alle 10, con pausa caffè, e tutti sabato Tutti sera, no, lunedì. venerdì A mattina alle venerdì, scusate. 10 e il sabato sera alle 22. E quindi insomma 2 volte a settimana e poi se andate sulla pagina YouTube del canale potrete vedere il maestro Iannone Sebastianini nei panni di Albert Einstein con tanti più E capelli quello di non quelli sarebbe che niente, con molti capelli non in più. sarebbe niente in confronto al fatto che lo potreste trovare
anche nei panni di una supposta. Ah, sì, è vero. Il maestro, con quella voce può dire quello che vuole, è una figura carismatica davvero. Grazie. Allora noi... Senti, Gian, vogliamo per chiudere sentire proprio questa meravigliosa, sublime canzone d'amore fra te e E allora aspetta, me, nella supposta. ce l'hai tu No, lì? io Aspetta, non ce l'ho. Tu non ce l'hai più? vediamo un po' se riusciamo a recuperarla e la mandiamo. Allora, dovrebbe stare da queste parti. E perché dovete sapere che Angelo è eclettico, è versatile, è malleabile, è come la plastica, può assumere qualsiasi forma. Come la paraffina delle supposte. Eh sì, come la paraffina, appunto. Insomma. E quindi in alcune occasioni ci siamo divertiti a fare delle cose. Aspetta, che qua stava partendo un'altra cosa invece. E adesso la cerco. Attento, non puoi partire E troppo no, privato. no, 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 altri video del canale, ma che non era quello che avevamo chiesto. Allora, insomma. E tra l'altro con Angelo stavamo pensando anche di interpretare una versione di Besame Mucho. E poi insomma vedremo se Ci abbiamo quello avuto dei problemi. in famiglia, perché non comandiamo niente noi. Allora, ecco dove sta, ma possibile che non ti trovo mai. Allora, la supposta, dove sta? Ma intanto la conoscete però. Spalle al muro, Vabbè, ecco, ma abbiamo fatto tante di è quelle cose. talmente bella. Eccola qua, E poi in trovata. una serata romantica ci vuole. Allora l'ho trovata, però ve la devo mandare. Per mandarvela devo fare così. Allora, un attimino soltanto. 5 minuti. 5 minuti. Allora, un attimo, perché così si sente. No, devo catturare la finestra. Vediamo un po'. Questo è il link. Copia. E ve la mando subito. Vediamo un po' se mi permette di mandare, condividere lo schermo. Al limite condivido lo schermo. Eccolo qua. Un applauso fin dall'inizio, per cortesia. Allora, ditemi se vi vedete e E tu? sentite. Vedete e Sì. sentite? Vai, vai. Sdraiati qui, accanto a me, senza fretta. Libera i sogni e tienimi stretta a te. Così sono qui, scivolo e va su e giù. Saetta, bottona di la camicetta e poi tutto questo resti tra noi. Aspettai a dì, declino una proposta, sì, oh yeah. Se una supposta vuole nulla osta, sì, così non fa male, lo sai. Bisogna ungerla un po' di più, altrimenti non sa nessuno. Beh, Tutta ma insomma, un'altra cosa. ve l'aspettavate? No, e Siete perché? grandi. La musica di chi è? La È di musica. Gian Bruneschini. Ah, gli applausi. No.
cosa che non c'entrava niente, che stava partendo in automatico. Era la folla Infelicita. impazzita, Ma sì, per il maestro per Iannone, la mucca perché pazza. Quelli che ci attendono fuori. hai capito, Mario? Tu prima parlavi di Ivan Fossati, ma qui abbiamo Isballor, il gruppo Isballor, Vai, che dico. faranno storia, insomma, prima o poi. E abbiamo ricevuto tante di quelle visualizzazioni, Angelo, con quella supposta. E È chi vero. se l'aspettava? Beh, sai, queste medicinali in quest'epoca vanno molto di moda. Eh sì, sono terapeutiche. Sì, infatti bisognerebbe fare Questo tipo. governo che abbiamo sono i governi nostri. Tipo Siamo aspirina. abituati, noi italiani siamo primi nel mondo. Sì, altro che antivirus. Bene, il tempo a nostra Io c'avevo disposizione sta per scadere, quindi ci salutiamo tutti. l'antivirus. Allora una poesia subito, mi dispiace. Un minuto, Un minuto? E allora mi sa che non vabbè. ce la fai. Un minuto manca? Prima appuntamento. Meno di un minuto, quindi non so se ce la fai. Facciamo Intanto, finta di essere aggiornami. sul Titanic, che fortuna. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale. Mario, vai su YouTube, iscriviti al Io sono canale, molto così avrai convinta. tutti gli aggiornamenti sui video che facciamo e anche su questo che poi troverai domani online. Adesso Vabbè, magari. stasera abbiamo finito. Eh sì, penso che a meno di un minuto non ce la fai a Ciao. leggere. Ci vediamo venerdì mattina alle 10. La finestra. Finestra illuminata, acuta al mio sentire, dell'anima al centro. Dietro i suoi vetri osservo cose nascoste al mondo. Ecco fatto. E il tempo è scaduto. Allora, terminiamo la diretta. Potrei scegliere se fa termine.